Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora oggi faccio un book tag e sono molto felice di aver trovato questo book tag perché un po' si ricollega all'ultimo video che ho pubblicato, ovvero il video dove vi faccio vedere come riordino la mia libreria. Questo book tag infatti si chiama Bookshelf Book Tag e mi permette di mostrarvi diversi libri che ho in libreria e di parlarvi della mia libreria prima che esca il vero e proprio bookshelf tour che mi avete richiesto sotto l'ultimo video e che sicuramente nelle prossime settimane girerò. Quindi cominciamo! Descrivi la tua libreria, dove l'hai presa? L'ho accennato anche nel video precedente, le mie librerie provengono dal vecchio negozio che aveva mia madre, una cartolibreria che poi ho preso in gestione io e che ho gestito per 5 anni. Quando abbiamo chiuso il negozio le librerie appunto erano nostre, le avevamo comprate noi e quindi le abbiamo riportate a casa. Io ne avevo bisogno quando mi sono trasferita qui e quindi le abbiamo tutte sistemate in una stanza dedicata appositamente ai libri. Come organizzi i tuoi libri? Allora, anche questo l'ho detto nel video precedente, quindi spendo solo due parole. Io divido i libri per macro categorie, quindi per esempio metto tutti insieme i romanzi, poi i gialli, i thriller, questo genere qui, i libri che non sono romanzi, i libri sull'adozione, le serie le metto tutte insieme, i libri in inglese li metto tutti insieme, quindi più o meno diciamo che è questa a grandi linee la divisione che faccio. All'interno di ognuna di queste categorie i libri vengono messi in ordine di altezza, quindi dal più alto al più basso. Questo è un metodo che io mi piace proprio all'occhio, quindi che uso io da sempre, addirittura mettevo così i miei libri di scuola, l'ho detto anche nell'altro video, e quindi l'ho mantenuto per tutta la vita e per ora vado così, mi piace. Qual è il romanzo più lungo che hai? Il romanzo più lungo che ho è Mondo senza fine di Ken Follett, che conta ben 1366 pagine, quindi questo è sicuramente un malloppone, uno dei primi libri che ho letto, ahia, mi sono andato addosso, dicevo uno dei primi libri che ho letto di Ken Follett che mi hanno fatto innamorare poi di questo autore. Qual è il romanzo più corto che hai? Anche qui torna Ken Follett perché avevo un altro libro più corto di questo ma non l'ho potuto nominare perché non è un romanzo, quindi il romanzo più corto che ho è Il mistero degli astuti Kellerman che ha in questo caso a malapena 100 pagine, 103 pagine. Un libro che hai ricevuto come regalo di compleanno? Quando ho letto questa domanda non potevo non nominare Il mare non chiude mai, adottare 3 bambini e restare allegri. Questo libro mi è stato regalato dalla mia mamma, comunque dai miei genitori per il compleanno, se non erro, dell'anno scorso, quindi del 2019 mi pare, forse del 2018, non ricordo. Comunque sono sicura che era un regalo di compleanno perché mi ricordo proprio la scena di averlo scartato in salotto a casa dei miei e di essermi commossa perché insomma non mi aspettavo un libro così, oltretutto un libro molto molto bello, super consigliato per chi sta affrontando questo percorso. Qual è il libro più costoso che possiedi? Il libro più costoso che ho è l'ultimo libro di Harry Potter nella sua versione illustrata, quindi Il calice di fuoco, che costa ben 39 euro. Quindi io non oso immaginare gli altri volumi andando avanti quanto costeranno perché ogni volume è costato un po' di più del precedente, quindi capisco che insomma questo è più lungo, quindi sono richieste più pagine, più disegni, comunque è un prezzo abbastanza alto, non importa, cioè nel senso alla fine lo compro, l'ho comprato su Amazon credo, quindi comunque un po' di sconto l'ho preso, però in ogni caso questi libri li compro quanto costano perché mi piacciono troppo e quindi non mi pento. L'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto è Red Girls di Sakuraba Kazuki. Questo l'avete visto nel video dove vi parlo, vi faccio un riassunto insomma delle letture in corso che avevo finito, che dovevo fare, insomma c'è un video riassuntivo che ho fatto a dicembre dove vi parlo di questo e l'avevo appunto in lettura, e questo è l'ultimo libro che ho interamente finito di leggere, ne sto leggendo un altro adesso però appunto è ancora in corso. Un libro che mi è anche piaciuto molto e del quale ovviamente vi parlerò nei prossimi video sulle letture. Hai completato delle serie? Ovviamente sì, non ho qui con me le serie che ho completato, non sono stata a portarle qui per il video, comunque ovviamente ho completato delle serie in vita mia, quindi in libreria ho di serie completate L'amica geniale,
Harry Potter, ovviamente, i libri di 1Q84, la trilogia di Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, la trilogia di Chocolat. Credo di averli detti tutti, a parte ovviamente le due serie poi di Ken Follett, che sono la serie di Mondo Senza Fine, Pilastri della Terra, eccetera, e The Century Trilogy, quindi queste sono tutte le serie che ho letto, che per il momento albergano nella mia libreria. Qual è l'ultimo arrivato nella tua libreria? L'ultimo arrivato è La profezia della curandera, scusatemi se pronuncio male questa parola che non conosco, quindi correggetemi se sbaglio l'accento, me l'ha regalato mia sorella quest'anno per Natale, non ho letto la trama perché lei mi ha lasciato all'interno anche una bellissima lettera dicendo appunto che la trama l'aveva fatta pensare a me, ma io non l'ho letta perché voglio leggerlo tra pochissimo questo libro e oltretutto a un odore buonissimo e quindi non mi volevo spoilerare niente e quindi non so dirvi niente a parte il fatto che è l'ultimo arrivato. Qual è il libro più vecchio che possiedi? Nella mia libreria, se mi seguite da tanto lo sapete, ho alcuni libri che sono appartenuti alla mia mamma, quindi sicuramente quelli, alla mia mamma da giovane intendo, quindi non libri che ha comprato ora, quindi sicuramente quelli sono i più vecchi che ho. Dato che la mamma aveva una bellissima abitudine che era quella di appuntare alla fine o all'inizio del libro la data in cui l'anno in cui aveva letto il libro e addirittura delle volte anche un commento finale sulla lettura, ho modo sempre di risalire all'anno in cui la mamma ha ricevuto questo libro. In questo caso quindi il libro più vecchio che ho è questo, che in realtà voi non capite assolutamente che cos'è, ma è Via col vento, perché questo libro è stato letto dalla mia mamma nel 1978, il 19 marzo del 78 la mia mamma ha finito il libro e come sempre ha lasciato alla fine il suo commento su questa lettura. Oltretutto questo è un libro che ho letto nel 2019 con un gruppo di lettura fatto condiviso proprio con voi. Il libro più rovinato che hai? Il libro che è nelle peggiori condizioni è sicuramente 1Q84 libro 3, perché come potete vedere, adesso ve lo mostro, ci sono proprio dei pezzi di pagine di libro che sono staccati. Ok? Questo perché la colla si è, insomma, le pagine sono staccate, la colla non funziona più qui sulla costolina, perché l'ho portato in vacanza, lo tenevo nello zaino e io credo che il sole gli abbia dato fastidio. Non mi importa più di tanto perché questo libro non mi è piaciuto per niente, invece il libro 1 e 2 che troviamo insieme nello stesso volume di 1Q84 mi era piaciuto tanto, quindi diciamo che questo lo tengo più per completare la trilogia che altro, però insomma mi dispiace anche che sia in queste condizioni. Qual è il tuo libro più immacolato? Il mio libro più immacolato è sicuramente S, la nave di Teseo, vi faccio vedere soltanto l'interno ma non lo sto ad aprire, eccolo qua, la nave di Teseo. Perché è il più immacolato? Perché semplicemente avendo tutti gli inserti all'interno l'ho dovuto leggere sempre seduta ad un tavolo, quindi non me lo portavo tanto in giro e soprattutto non lo leggevo a letto per paura che aprendolo mi cadessero tutti i foglietti che sono al suo interno. Se non sapete di cosa parlo, ho dedicato un video intero a parlare di questo libro che ovviamente vi lascio. Fatto sta comunque che l'ho sempre trattato con grandissima cura, quindi è il libro più immacolato che ho. Direi che l'unica parte tra virgolette rovinata è ovviamente il sigillo che ho dovuto aprire ovviamente per poter leggere il libro e che si è un po' arricciato, però per il resto è in condizioni perfette. Hai un libro del tuo colore preferito? Nonostante io vesta molto spesso di verde, soprattutto tra l'autunno e l'inverno, ma in generale il verde mi piace come colore per vestirmi, in realtà il mio colore preferito è il blu. E lo dimostra il fatto che le copertine blu sono sempre quelle che mi attraggono di più. Volevo mostrarvi il libro Una canzone quasi dimenticata, ma dato che lo mostro praticamente sempre quando si tratta di belle copertine, ho deciso di suggerirvi qualcos'altro che comunque avesse la copertina blu. Come fermare il tempo di Matt Haig, vabbè, io non l'ho mai saputo pronunciare. Comunque l'autore di questo libro è piuttosto famoso, lui è diventato famoso per questo libro, ma anche e soprattutto per il libro... Ora non ricordo precisamente il titolo, comunque è tipo Vivere vita su un pianeta nervoso, che mi è piaciuto moltissimo. Comunque anche questo è un bellissimo romanzo e quindi la sua copertina blu sicuramente rientra tra le mie copertine preferite. Un libro che hai sugli scaffali da tempo e non hai ancora letto? Non ho tanti libri sullo scaffale che aspettano di essere letti e comunque non aspettano da tanto, se anche sono lì. Forse uno di quelli che aspetta di più è il primo volume della saga dei Casalè, quindi Gli anni della leggerezza. Non l'ho ancora letto perché io mi approccio
sempre con molta titubanza e con molta cautela alle serie, perché poi le devo finire. E dato che non sono un tipo da serie, perché mi piace spaziare, quindi dopo un libro mi piace poi andare a cercare qualcos'altro, le inizio sempre, insomma ci penso sempre tanto prima di cominciarle, quindi per il momento ho soltanto il primo volume, ancora non l'ho letto, sono sicura che questa serie mi piacerà, perché in tanti me l'avete detto, me l'avete consigliato e so che ormai conoscete i miei gusti, quindi spero di leggerlo presto, comunque è lì che aspetta da un po'. Di tutti i libri sui tuoi scaffali, qual è stato il primo che hai letto? Ho uno scaffale della libreria dedicato appositamente ai libri che sono appartenuti alla mia gioventù e che poi mi sono portata qui una volta sposata, quindi sono andata proprio diretta a quello scaffale. Ovviamente non è il primo libro che abbia letto in vita mia, anche perché ho dei libri che erano miei di quando ero bambina ma che ho messo nella libreria del bambino, in camera del bambino, quindi quelli non li conto, ecco. Quindi nello scaffale dei libri più vecchi che avevo ho scovato questi. La storia infinita di Michael Ende, un libro meraviglioso, questa copertina non so nemmeno se esiste più, e ovviamente la sua forma ve la devo far vedere, la sua scrittura in due colori, meravigliosa. Ah, i libri autografati? Purtroppo non sono andata a tante, diciamo, a tante presentazioni quante avrei voluto, perché dove vivo io non viene nessuno e quindi diciamo poi non sono una persona che ha la possibilità di viaggiare troppo, quindi di recarmi in posti lontani come Milano, Torino, Roma, che sono poi le città dove di solito i scrittori si recano, specialmente quelli stranieri, quindi diciamo che nonostante mi sarebbe piaciuto non sono tanti quelli che ho conosciuto di persona. Ho un libro autografato da Manfredi che è Teutoburgo, che però ho prestato credo al mio babbo, non mi ricordo, comunque non l'ho trovato in libreria, quindi devo assolutamente capire dov'è, e quindi in questo momento vi mostro l'altro libro che ho autografato, che è Splendore della Mazzantini. Sono andata a vedere la presentazione di questo libro ad Arezzo, quindi vicino a dove vivo, e l'ho fatto autografare a nome sia mio che della mia mamma, perché anche la mia mamma è una grande appassionata di questa scrittrice, e quindi mi è sembrato carino che il messaggio fosse rivolto a entrambe, visto che lei non era potuta venire alla presentazione, quindi a Barbara e Martina, e la firma semplicemente. Però è un bellissimo ricordo, e io credo che avere dei libri autografati sia veramente una perla in più da avere sulla libreria. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e soprattutto attendo le vostre risposte, mi raccomando, perché mi piace da morire leggerle, lo sapete, infatti vi rispondo sempre con grande entusiasmo, e ovviamente le domande le trovate sotto, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!